Ciao Vez, per un po', non te lo nascondo, ho temuto che questo video non riuscisse a succedere. E poi invece... Sono arrivata io! E tra l'altro, un'altra delle cose che mi è venuta in mente un po' al volo, un po' alla ricerca di cosa facciamo io e la Marty, è che stanotte, cioè o meglio, la notte di Halloween, sarà una blue moon! Cosa che... da quel che ho letto non ha assolutamente nessun connotato cromatico, no. Né validità astronomica di però alcun tipo. Nella nostra mente è una luna blu. Non solo è una luna blu, è una luna magica. Magicissima. Chiaramente. Da quello che ho capito, il punto della blue moon è semplicemente che ci sono due lune piene in un mese. Sì. Però, cioè, vabbè, perché sfatare è questa cosa? È una cosa esoterica, chiaramente. Certo, è magica, sì. E sicuramente se you make a wish alla blue moon, bene. Che poi ha anche senso come coerenza con la nostra ricetta dell'anno scorso, secondo me. Non ci avevi pensato, eh. No. Le ricette scelte quest'anno, perché plurale. Esatto. Allora, la prima è il Blue Moon Ice Cream. Promette di essere un gelato che ti puoi fare in casa senza doverlo churn. Cioè senza la macchina effettivamente per fare il gelato, che io ovviamente non ho, cioè già è un miracolo che c'è Isaac. Ok. E poi leggevo e dicevo, ma preparazione 10 minuti, sì. È troppo facile. Ci siamo dette, no, ci sembra troppo No, poco. Così no, facciamo anche dei biscotti, certo. Che si chiamano Blue Moon Almond Crescent. Sono ovviamente a forma di luna, sono blu forse e saranno sicuramente buonissimi. Sure. Bene, dai. Dai. Cosa ci serve per questa ricetta? Cosa vuoi fare prima? Dire gli ingredienti. Del gelato. Yes. Sì. Va, io mostro. Ci servono 14 once di questo qua, com'è che si chiama? Latte condensato. Questo. Perfetto. Un micro pizzico cucno di sale, che è lì, chi se ne frega. Cioè. Estratto di... L'altro ancora. Mandorla. Sì. Quello di vaniglia, poi la ricetta voleva quello di raspberry, però no, quindi abbiamo quello al limone. Sì. E, ecco, questa era la gag che è tutto il giorno che aspettavo di farti. Sono necessarie 2 cups di heavy cream. Heavy cream in Italia è introvabile, ma ho trovato una ricetta per farla e l'ho fatta ieri notte. Il sito si chiama, un attimo. Ho paura. Dovresti. Ricette buone per bella gente. Era notte in casa fredda. Una notte buia e tempestosa. Quando si è resa conto che la heavy cream doveva riposare almeno una notte in frigo. Quindi non ho potuto effettivamente usare Isaac. Allora, il punto è che devi sciogliere un po' di burro. Io ho fatto le misure in modo che ne avessimo abbastanza per il gelato. Mm-hmm. Poi lo metti nel latte. Poi ci metti un cucchiaio di farina. Sbatacchi tutto quanto e lo lasci lì per un po'. Cioè, in pratica è una... panna extra grassa. Sì, ok. Molto bene. Ora, montarla con le fruste era un procedimento lungo e tempestoso. Sì. E quindi a un certo momento, qua sembra l'urna del caro estinto, ma ho pensato... Perché? Perché non shakerarlo e secondo me, almeno ieri sera aveva funzionato. Oh, wow! Hai fatto il caglio? Ma boh. Vabbè. Bene. Noi partiamo da una premessa incerta. Sì, tutte, sempre. Sempre, okay. Sempre. Quella è la base, ok? Cosa? Subito cosa? Lui dice di whisk il latte condensato, ma il latte condensato non è mica in polvere. How do we whisk it? Beh, si usa anche per i liquidi, no? Il verbo whisk. Nella lingua Doyle e dell'inglese arcaico, sì, sì. Vabbè. Ma devo aprire? Boh. Io, cioè... allora, intanto che tu leggi, io ti racconto questa cosa. Ma no, non sto aprendo, sto raccontando. Okay. Io ho un deficit, non so aprire le lattine. Non so fare 2 cose, non so, usare gli accendini e aprire le lattine. Io non so piantare i chiodi. Ma ora ci proverò. Allora, le istruzioni sono anche poi 4 punti, dove l'ultimo è mettilo in freezer. Eww! Esso è ripugnante, però magari è buono. Sto male. Ok, allora adesso... No, ti insegno ad aprire le lattine. Aspetta, no. Pigia col pollice lì. Ma che
dopo il fluff non ho più paura di niente. È molto slimy. Ti dico cosa devi fare. Sto già lacrimando. Vai. Sì, anch'io. Allora, whisk, il latte condensato, il sale, tutti gli estratti del mondo creato, il colorante blu che adesso ti favorirò. Ma perché devo farlo io? No, ma infatti noi. Poi in uno stand mixer. Lui? Sì. Ci metti la panna, sbatacchi tutto tantissimo finché non vengono le punte. Ah no, no, ok, no. Questa va sbatacchiata da sola dentro Isaac. D'altrove stai sbatacchiando a mano tutta la roba blu e poi aggiungi la roba blu lì, sbatacchi ancora, freezer, buon fatto, facilissimo. Beh, chissà che mi lamento. Vai. Ci serve un recipiente. Lo faccio io che ti fa schifo. No, no, faccio. Qui? Sì. Vado? Sì. Sì. Cioè, se già su questo siamo incerti, no? Questo è quello facile da 10 minuti, eh? Beh, però quello è satisfying. Mm-hmm. Adesso stai qua 6 anni a farlo colare, che io cerco il colorante blu. Vai. Abbiamo il royal blu. Quanto? Ma. No, ma aspetta. Sale. Sì. Un cucno, che è una, se non mi sbaglio, è una fialetta intera di quello di mandorla, però forse adesso proviamo. Cioè, me lo misuriamo col cosino da cucno. Penso sia sbagliato. Vabbè, ma tanto è aroma, cioè. Ma è gelato. Ma già. E se non si condensa? Ma sì, ma è un cucno, dai. Va bene, metterò tutto. No, vabbè, dai, misuriamo. Si è messo agli atti. No, che io volevo misurare. Adesso prendi il cucchiaio. Provo subito, un momento. No, aspetta. Questo ci serve per dopo. Se facevamo 8. L'ho trovato. Abbiamo già finito. Se avanza un'unghia di cosa fai? Lo butti? Lo bevo. Non se lo fai davvero, però. Non succede niente. Le. No, vabbè, ma senti, ci mettiamo 3 anni. Posso? Non hai mai avvelenato nessuno. Non con l'essenza di mandorla. Tra l'altro, sai che il... come si chiama in italiano? Il cyanide. Cyanide sta di mandorla. Dopotutto è il serpeverde, l'esperto di veleni. Ci sta. Sai che forse c'è una fialetta? È un cucchio. Adesso ti picchio. Tanto lo devi far uscire lo stesso. Sì, ma così ho più area per far così. Ok. Ok. Molto bene. Poi, sì. Un quarto di cucno di quello di vaniglia. Questo è il quarto di cucno. Lol. Senti, ci metto due spinciate. No? Due spinciatine. Adesso viene giù tutto. Uno, due, basta. No, dai, di più. Basta. Adesso tre spinciatine di quello al limone, che secondo la ricetta sarebbe quello al lampone, ma no. Ma che strano gelato, posso dire? Sì. Sì, lo puoi dire. Sarà buonissimo. Ah, sono 9, quindi. No, perché esce quando lo fai 2 volte, quindi sono giuste. Vedi, è uguale. Potion. Dai, quindi. Mezzo cucno di quello. Piano. Sto facendo la pozione polisucco, in realtà. Oh. Fascinating. Dangerous. Come? Secondo me puoi. Ti fai dai, vedere. Ma... allora, infili il coso, poi sollevi. Hai capito? Devo aprirlo di più. Me lo forzi col cosino. Ok. Me lo rasi. Non esce. Piano. Adesso. Boing. È troppissimo. Aspetta. No, è tutto sotto controllo. Non ti preoccupare, andrà tutto bene. It's gonna be fine. We're gonna be great. Sì. Vabbè, avevano detto che era tanto, no? Cioè, se ne rimane un po'. Cioè, vabbè. Sì. Non posso mischiare con questo. Why not? Bello. No, keep going. Scusa, vai. Vado? Yes. È veramente blu. È intensamente blu. Intensamente. Vabbè, come Bridget Jones, non ci sono abbastanza cibi blu, se lo chiedi a me. Esatto. Vai. Ah, ancora? Ma usiamo un altro strumento. Uso perché? Questo. Sì. È un po' strano.
te ne do un altro. Avrei uno strumento, però non so, te lo faccio vedere. È un whisky a mano. Sì, proviamo. Come funziona? Cosa devo fare? Lo applichi e giri la manetta. Lo applico e giri la manetta. Vamo là. Era meglio un cucchiaio. Dice di whisky, quello è whisky, no? Sì? Ma è tutto, no? Tutto slimy e mi scivola. No, no. Secondo me è già girato comunque, non lo trovi piuttosto omogeneo? Io lo trovo molto omogeneo. Anch'io. Buono, a posto così, bene. Bene. Allora, adesso bisogna mettere due cups di questo qui, lì. Sbatacchiarlo. Non pensavo che fosse così denso. Ci piace? Boh. Sì, è giusto. Vabbè, lo metto tutto e buona, dai, mosso. Beh, è invitante. Bene. Bene è proprio la parola. Andrà benissimo. Cosa devo fare? Vai. Ma a dove? A sentimento. Va dove ti porta il cuore. Dai, eh! Soprattutto è completamente liquido. Funzionerà. Ma senti, fa anche wishy washy. Beh, è un chiaro rumore che significa che sta venendo, sta uscendo la ricetta. Ma non stanno venendo, cioè neanche da lontano, no. I Pix. No, anzi è tipo, è come se fosse impazzita. Che c'è quel... Cioè tipo, ecco qua. Guarda bello. Cosa vuoi fare? Ma a parte essere a casa tua non fare il gelato. No, allora Google, come sostituire la heavy cream in un gelato? Allora, c'è una cosa orribile che forse potremmo fare. Cose orribili da fare? Oh, certo, ci sto, vai. Latte scremato e amido di mais. Facciamolo. Evidentemente è destino. Se sono in casa, vai! Questa è una cosa terribile. Bene così. Allora, quindi adesso devo pulire quella schifo lì? Dopo che mi ero sbattuta tantissimo a farlo ieri notte! Ma... Vedi che essere preparati è inutile. Cioè, solo che il disappointment è più grave. È stato spostato Isaac. Mi preme che sappia che non è colpa sua. Assolutamente. È tornato Bobby. Quindi c'è niente, noi versiamo l'una e l'altra cosa e poi alla sperindio? Sì. Ok. Sono pronta. Ok. Sempre bianco su bianco. Beh, quando uno sa scegliere le inquadrature. Adesso, versami metà di quello. Mi cadrà la ciotola. Basta. Tipo, perché dovrebbe montarsi? Forse non monto adesso, però con il freddo del freezer fa una reazione. Non lo so. Vai. Boh, spegni. Ma sei sicura? Sì. Ok. Non c'è niente che possa succedere lì. No, infatti. Io vado. Sì, vai. Vai. Però, adesso, io non voglio obiettare, per carità, cosa vuoi che ne sappia. Però sarà una crema fredda, non è un gelato. Sarà un semifreddo. Sai che quando sento la parola semifreddo a me viene in mente solo quello nella testa di scimmia di Indiana Jones. Vado. Sì. È un latte blu. Sarà bellissimo. Allora, versiamo qua dentro e va in freezer 5 ore. Sì. Che forse è il tempo che ci basterà a malapena per fare i biscotti quelli da 20 minuti. Sì. Vado? Sì. Vai. Tanto. Stiamo inquadrando. Sì. Bello e bellissimo, però. Guarda che bella però la tua ciotola. È bellissima. Tienila così per sempre. Mi ricorda questa cosa che voglio provare a fare con le collate di acrilico. Sì, bello. Inclinami. Inclinami. Sì, vabbè, non è che ne vogliamo poi tantissima, no, sta roba. Ok.
Allora, sicuramente si solidifica ed è commestibile. Quindi magari non sarà un gelato, sarà un... Sembrano... Hai presente i tieni carte che fanno l'onda? No, sembra un coso di vernice. Adesso prendi il rullo e lo... Sarà bellissimo, sarà molto buono, soprattutto con tre aromi diversi, non so. Sa solo di mandorla. Sì, è vero. Vorrei tanto sapere cos'è andato storto con la heavy cream, però. Cioè, ero così fiera. Anche quando l'ho aperto, sembrava che fosse cream veramente. Era cream solo sopra. Ma quindi non l'ho sbattuta. Merda. No! Sì. No! Sì. No! Sì. Tutto? No. Ah, ok. Stai fermo, coso indemoniato! Oh no. Cosa? Oh no, cosa? Cosa? Ma cosa manca? No, non manca niente. Cosa ma? C'è da fare qualcosa che non sappiamo fare? Ma certo! Ovvio. Devo pulire Isaac. Oh no. E poi, secondo te, il paddle attachment, qual è? Io ho l'uncino, la foglia è quello lì. La foglia è sottile. È quello. È chiaramente questo. Perché è un po' paddle. Non è paddle. Sì. Vabbè, niente, ci vediamo tra 6 anni quando ho finito di pulire Isaac. Glielo dobbiamo. Bisogna pesare il burro, vuoi che lo faccia io? Sì. Ho visto che mi hai citato con Kim. Ma perché ti penso ogni volta che devo maneggiare del burro? 118, come ci poniamo su 118 contro 113? Bene, così. Va benissimo. Usando il tuo stand mixer. Yes. Buongiorno, complimenti per l'ottimo acquisto. Grazie. Ah, c'è un'altra cosa che devo fare, una cosa terribile, terribile, terribile. Dunque, la ricetta vuole che usiamo il blu matcha. Il blu matcha? No, non ti preoccupare, la so. Blu matcha è quei soliti cosi per fare il tè blu, grattugiato, che quindi adesso io grattugerò. Ok. I potenti mezzi. Il macchinino. Il macchinino. Ne metterò tipo a caso. Sì. Boh. Sì. Ok. Dicevamo, con il paddle attachment dobbiamo metterci il burro, l'altro burro, dello zucchero che adesso lo prendo, tutto. Tutto. Vabbè. Finché non è tutto... omogeneo. Sì. Quindi, posso sbattere questo qua dentro? Sì. Ok. Sì. Lo faccio. Sì. Fatto. Bene. Ma è tutto liquidume. Tira giù quello vero. Non temere. Cos'è la cosa peggiore che può succedere dopo tutto? Basta, 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 basta! Butta tutto dentro! Hai visto? Allora, devi fare 2 volte quello lì di zucchero. Quante volte? 2? 2. No, fallo bene, sennò Kim ci sgrida tantissimo. No, 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 no. Un altro? Sì. Lo sai che vendono le cose che si autoregolano? Non te le regalerò. Perché in questi video salta sempre fuori che la gente mi deve regalare roba da cucina? Ok, poi? E yogurt di cui ce ne servirà 3 cucchiai da cucina. 3 tablespoon. Sì, però per... Me lo coli? Colamelo. Cosa vuol dire? Non, come si dice? Scolalo, non cola. Ecco. Sì. Ma cosa cambiava? Magari la quantità è diversa, che ne so io? Cioè, se dobbiamo fare le pozioni... 3? Sì. No! Sì. Poi, blu matcha di cui ci serve uno o altro di quelli, prelevamelo. Con questo? Sì. Ma si sminchiano tutti. Chi se ne frega. Ok. Cioè, sono il nichilismo. Così. Buona, sì. Dai, yeah. Sai quando facevi le cose con il fango da piccolo? Va bene, bene. Poi, aspetta. Cosa? Ma non ci sono più niente. No, ce n'è ancora. Un cucno di vaniglia, di estratto di vaniglia. Quindi rimetto il rimanente di questo? Secondo me sì. Ok. E poi mezzo cucno di quello di mandorla. Ancora. Te l'ho detto che le due cose si sovrapponevano e secondo me era una buona idea. Vabbè. Ne metto poco perché questo qua è fortissimo. Sì, infatti. Poi non so se sono molto fan. Allora, adesso deve diventare omogeneo, light e fluffy. Vai. Vedi un po'. Che fa? Vai. Allora, di qua metteremo 2 cups di farina normale. Sì. E la fai rasa a modino. Senta. Ma è un casino. Perché la busta è piccola. La papera non galleggia. Sì? Scusa, serpe verde. Scusami, cosa? Sai. Cosa? Ah, c'era il...
Cosa sarebbe il trucco? Girare il barattolo? Quindi erano due, giusto? Erano due, sì. E poi una di quella lì, che è farina di mandorle. Giusto, nel caso non sapessi abbastanza di mandorle. Ma questi biscotti vanno cotti? Sì. Dobbiamo accendere il forno? Ah, buona idea. Ho messo la cap. Passo whisky. Sì, devi whisky. Allora, la cosa... Grazie, orridi bastardi. C'è scritto per quanto, ma non a quanto. Lo mettiamo bassissimo. Sì. Ah, e anche il sale ci devi mettere. Sempre un pizzico. Un quarto di cucno sarebbe. Eccellente. Domanda. Yes. Non dovrebbe essere blu? È color vomito. È straordinariamente orribile. Ci mettiamo un po' di royal blue. Sì, qual è la cosa peggiore che può succedere? No, esatto. Sì. Che fa? Niente. Aspetta. Sta diventando verde. No, adesso è blu. È blu. Sembra veramente pozione. Blu è una parola un po' forte. Sì, un po' è azzurro. Quei giocattoli teal quando sono sudici. Gradualmente, ovviamente, dobbiamo unire questo qui a quello lì. Sì. Ma non fa cagarissimo. Ma no, a me il profumo piace molto, devo ammettere. Vado. Vai. Cioè, roba che è pronto il gelato quando ho finito, ma ok. Ah! Vabbè. Vabbè. È finita! Ah! Ok. Sembra muschio. Muffa anche se vuoi. Colleziono spore, muffe possiamo e funghi. Possiamo fare vedere come se, com'è. Certo. Perché è veramente muffa, ragazzi. Oh santo Dio. No, però cioè, l'impasto è giusto secondo me. No, ma cioè, no, è bellissimo. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Ma sembra pongo. È interessante che il loro non fosse blu, però, perché se loro sono codardi... Infatti. Cioè, scoop, piccole palline di coso, e giratelo tra le dita a forma di piccoli cilindri, con forza gentile, premi sulle estremità per trasformarle in corni a punta. Sto leggendo, Curvalo a forma di luna, cioè fai una forma a luna. Ma tipo così... È un biscotto della fatto. Ci metteremo tre anni. Ma non possiamo fare anche altre forme. Se vuoi fai altre forme. Sono i biscotti Blue Moon. Che forma vuoi fare? Beh, cosa mi racconti? Che palle. Questo invece sembra un raviolo. Guarda quanto ce n'è tra la... Cioè, scusa, di sto ritmo veramente finiamo quando è pronto il gelato. Ma si ingrandiscono. Ma che ne so, no? Non c'è lievito, mi sa, no? No. Tu l'hai messo, io non l'ho messo. Io non l'ho messo, tu? Ok. Comunque la luna è anche tonda, quindi potremmo fare anche delle sfere. Ti dirò di più, la luna blu, quindi... Forse potrebbero essere tondi, ora che ci penso. Eh beh. Ho anche queste altre due tegliette, secondo me potremmo usare anche loro, visto che palesemente lì non... Sono delle lune quelle, quindi... Sì. Infatti. Vabbè, avrai biscotti verdi da regalare a amici e parenti. Mm-mm. Sono veramente verdi, sono proprio verdi. Vabbè. Sono indiscutibilmente verdi. No, sono acqua marina. Sono verdi. Ricordati qual è l'obiettivo dei video dei biscotti. Qual è l'obiettivo? Uno figo ci serve, sì, uno. Sì, e io scommetto su quello lì. Anch'io. Tu sei pro o contro anice? Assolutamente pro. Ok. Io sono una grande fan dell'anice. Anche tu ci rimani male quando ho girato al puffo. I gelati blu non sono all'anice. Tipo la sambuca io amo. Ma se sei a stemma. Ma questa è bellissima. Grazie, è stato un botta di culo, non succederà mai. No, io sono a stemmia solo... sono a stemmia solo per quanto riguarda birra e vino. Tutto il resto... Interessante. Ok. Guarda anche questa. Che cos'è? Sono una bellissima farfalla. No, dai, questa è carina. Sì, questa è molto carina. Quanto ne manca? Una marea. Non finiremo mai. Ma, cioè, non sembra cambiata però la quantità da quando abbiamo iniziato. Ma si sta moltiplicando, è un gremlin. Ho fame. No, dai, guarda, è pochissimo. Sai che l'ho compatto un po'. Così sembra meno. Sì.
Comunque veramente pongo. Non è sgradevole però. No, infatti. Ma poi il profumo, burro d'arachidi, pizzicottino. Io le calerei un po' le dosi, vuoi che ti dica? Cioè, cosa te ne fai di 75 milioni di biscotti verdi? Oppure, cioè, se hai tanta gente in casa... Non puoi. Comunque sembrano ravioli cinesi al vapore. Agli spinaci. Letteralmente vedo la fine. Quindi adesso vanno in forno, non si sa quanto, ma per circa 20 minuti. Quindi, boh, ma ci balba. Quale vuoi infornare prima? Quello. Quello bello? No, quello. Quello brutto. Questi sono quelli proprio brutti. Perfetto. Ok. Tipo lì va bene? Sì, 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 sì. Vado, eh? Sì. È cominciata la procedura di cottura, quindi la prima teglia è bruciata. Mm-hmm. In quanto? 10 minuti? 5. A parte che secondo me dentro sono crudi. Cioè, c'è di burro d'arachidi. Sì. È buono. Questa è una polpetta. Cioè, a casa mia questa serve. È quella che ho girato? Sì. Manca una chicken nugget. No, non sono male però, non mi dispiacciono. Se si cuocessero decenti... un po' cob. Sai cosa? Sanno un po' troppo di amaretti per i miei gusti. C'è anche da dire che nelle due teglie avevo usato la cosa spray. Sì. Invece qua magari le cose vanno tutte diverse. Sì. Tutte le nostre speranze giacciono qui. Sì, decisamente. Vai. Ragionavamo sul fatto che se non altro non c'è roba che cruda e sia no, esatto. Malsana. Esatto. Quindi, ok. Io non stacco loro gli occhi di dosso. No, esatto. Questi sono in questo stato. Sempre verdi. Sempre vabbè. Verdi polpette. Però sì. Voi siete brutti. Molto. Voi siete abbastanza brutti. Sono verdi comunque. Sì. Sto diventa parte dei brutti perché è brutto. Era una luna piena. Scusa, questo è un sasso. È veramente orrendo anche questo. E anche il sasso. È bandito, Romeo, è bandito. Tutti i miei cavalli sono qua. Sì. Che quindi apporremo che al centro. Sono dei pony perché non sono. No. Si attacca al lavoro il tuo dentista. E niente, ci vediamo tra 5 anni quando è pronto il gelato. Il gelato. È giunta l'ora. Sì. Vado a prendere. Non sarà mai. Non sarà mai un gelato, dai, siamo seri. Cos'è? Eww. Che banchetto. Questi due sono carini. Il colore di questo è bellissimo. Questi sembrano... Questi... polpette. Sai cosa? Nascondili in forno questi. Ok, questi... Tutti no, anche no, no, fai finta. Sì, non sono mai successi. No? Nel disperato tentativo poi di guadagnare una foto. Quello vuoi fotografare? Beh, mi serve una foto del progetto. Hai lo scoop? Ma perché secondo te viene la palletta? Posso? B, R, guess. È orribile. Ma scusa, ma la consistenza di questo coso? Aspetta! Ci sei? La di mandorla. Sa tantissimo di mandorla. È un sorbetto alla mandorla. Quel pezzo lì sotto, cioè è semplicemente ghiacciato. Vabbè, sì. Ma per esempio, se io volessi... Ne prendo uno brutto, tipo prendo questo. No? E facessi così. Allora, i biscotti 100 milioni di volte sopra quel robo lì. Assaggio. Biscotti mi piacciono molto. Però ne mangio uno e sono a posto. Sì, cioè questo è tipo l'embas. A parte che ci metti 100 anni a inghiottirlo. Poi ci metti 100 anni a digerirlo. Questo, niente. Sollevalo. Beh dai. Al solito pomeriggio passato a cucinare. Sì. Con grandiosi risultati. Abbiamo quanti? Due bei biscotti. Su tre teglie. Mezzo chilo di blue goo. È stato sì. Bellissimo. Sì, ma però vabbè. Vabbè. Sì. Io credo che ci siano state mistakes were made. Secondo me possiamo ritentare un gelato con un'altra ricetta. Accendi la spilla che è troppo bella. Secondo me dobbiamo ritentare il gelato con un'altra ricetta. Perché io so che si può fare sì. In modo molto semplice. Oh.
fare. E allora magari ritenteremo, chi può dirlo. Questa sicuramente non è una vittoria, ma ricordati che c'è anche il modo di dire. Esatto. Once in a blue moon. Stasera, domani, soprattutto quando c'è la blue moon, sì, possono succedere cose. Sì, tipo che... quello diventerà un gelato. Potrebbe diventare qualsiasi cosa, esatto. Però i biscotti si salvano. Continua a essere un mistero come mai il mio forno cuocia come cuoce, però ha cuociuto. Ha cuociuto. Ha cosso. Vez, grazie come al solito per aver camminato con noi questa, yes, rotta perigliosa, dall'esito incerto. Speriamo quantomeno che il video ti abbia divertito. Questi provaci. Se non ti piacciono gli amaretti, basta che levi il coso alla mandorla. Non metti la mandorla, senti pure d'arachidi. Esatto. E magari falli blu, non verdi. Somigliano anche un po', ti ricordi, i biscotti al tè? C'è qualcosa di un sapore un po' floreale. Bene, come sempre, tutti i link possibili sono nel box. Ci mettiamo anche i links della Marti, che trovi trovi principalmente sul sito Viola. Sì. Grazie per averci dato una mano. È stato bellissimo. No, cioè, mano. Io ero servita. Ero nell'angolo. Non è servita perché, vabbè. Ma perché la ricetta... è sicuramente colpa della ricetta. Esatto, e tutto quello che abbiamo sbagliato noi, i commenti ce lo diranno. Esatto, chiaramente. Così impariamo. Bene, grazie Vez. Ci vediamo domani. Ciao! Solo io. Ciao! Disperati tentativi di salvataggio per l'inquadratura finale. Ma che è una roba terribile, eh?